Cittadella che trionfa in casa e raggiunge i 44 punti, quarto successo di fila per la squadra di Venturato che oggi, grazie alle reti all'ottavo minuto di Frank Chajou e poi al trentesimo di Proia, trovano una vittoria importantissima. Si ferma a sei risultati utili consecutivi la squadra di D'Angelo Pisa, che oggi forse ha accusato un pochettino l'assenza di Marconi nei primi minuti. Marconi che quando è entrato non è riuscito a sfruttare i cross che arrivavano sia sul lato di sinistra che sul lato di destra. Buono l'ingresso di Birindelli. Ma procedendo con ordine, primo tempo dove il Cittadella scappa sulla fascia, riesce a imporre la propria superiorità numerica. Azzeccatissima l'opzione di mettere Saju come punto di riferimento centrale e ad appoggiarsi dietro all'estro al genio veramente di D'Urso e di Baldini, due giocatori che hanno grande tecnica da vendere e oggi hanno espresso tutte le più grandi loro potenzialità, ma dietro di loro hanno una squadra molto solida, a cominciare dal centrocampo con Proia e Gargiulo, che hanno recuperato veramente tanti palloni. Con i terzini, soprattutto Benedetti, che hanno spinto tanto. E bisogna anche fare un plauso al capitano del Cittadella, Adorni, che oggi non ha fatto passare niente. E anche grazie a lui, se oggi il Città si porta un clean sheet non scontato, visto l'espulsione di Simone Branca, che prima dell'espulsione aveva fatto comunque una buona partita di sacrificio e di lotta, ma poi alla fine il cartellino rosso poteva evitarlo. Nella sponda, invece, Pisa, abbiamo trovato un Beghetto sicuramente molto più in forma. Qualcosina in attacco è mancato. Sicuramente Marzura non è una punta centrale, o quantomeno non può fare questo ruolo quando ha delle difese così rocciose come quelle del Cittadella in Serie B. Io lo vedrei più largo. Detto ciò, non è riuscito a essere molto incisivo. Mi è piaciuto molto, molto Mazzitelli, che ha una mezzala incredibile per la Serie B, ha grande qualità, oggi l'ha visto con più di qualche spunto, qualche tiro da fuori. C'è da dire che se da una parte il Cittadella oggi ha creato più occasioni costruite, è entrato molte più volte in area, ha provato lanci lunghi, attacchi della profondità, il Pisa invece i cross oggi li ha sfruttati poco. Sì, perché mancavano gli attaccanti di peso lì in mezzo e in genere è andato più verso le conclusioni da lontano e qui si è esaltato Luca Mazzitelli sicuramente. E comunque bisogna fare un plauso anche a Stefano Cori, che da quando è ritornato a Pisa ha ritrovato un pochettino la sua dimensione. Buonissima prestazione quella del portiere ex Juve, per così dire, e dall'altra parte non è stato da meno Castrati. È vero, non è mai stato chiamato a interventi difficili, ma si è sempre fatto trovare pronto. Non intendo invece discutere su quegli eventi dubbi. Su un mancato calcio di rigore, il gol annullato in fuorigioco a Proia, quindi sì, ci sono stati per dover di cronaca, li dico, ma non intendo discuterne. Alla fine mi interessa anche parlare di quella che è la classifica attuale con il Cittadella che prosegue questo progetto di rilancio dei giocatori in C, anche pensando a Baldini, no? Lui che la Serie B l'ha assaggiata, l'ha giocata tante volte, poi è sceso in C con il Cittadella, sembra rinato, lui che è un giocatore dalle grandi potenzialità e il progetto Cittadella va avanti e continua a proseguendo con il cammino playoff. Pisa che dimostra ancora una volta quella solidità, quella cattiveria, ma oggi forse è mancato un po' di cinismo lì davanti, perché comunque le occasioni sono state create. Due squadre che oggi se la sono giocata perfettamente alla pari. Ovviamente il campionato è ancora lungo e ci sarà molto da decidere. Nulla è per niente scontato. Io vi chiedo di seguirmi ancora su questo cammino, a proseguire i post partita di Serie B, quindi se non volete perderne altri, iscrivetevi al canale, supportate a me e commentate qui sotto per dire la vostra su questa partita, mi raccomando, bella.